adesso. Io volevo fare. Grazie. Ha visto che. Grazie. È curatissima questa cosa, ogni dettaglio. Grazie. Facciamo un paio di domande, Alexia. Mentre, attenzione al sipario, eccoci qua. Allora, un paio di domande, Alexia, per conoscerla meglio, perché sicuramente molti di voi, che è una vostra concittadina, ma non la conoscono così bene. Per esempio, ci racconti, Alexia, il giorno più bello della tua vita? Sicuramente. Ce ne sono stati tanti, ma quello più bello. Quando sono nata. Quando sei nata? Che ci vuole l'applauso. È una cosa speciale. No, ragazzi, il giorno più bello della vita. Io credo che più si va avanti, più si fanno esperienze e più si assapora la vita. Adesso io ho anche la fortuna di essere non più solo figlia, ma anche mamma. E quindi questo è veramente una marcia in più, ti dà comunque l'essere, insomma, essere genitore. Sicuramente la nascita delle mie due creature mi ha dato una grande energia. Forse il giorno più bello, sicuramente. Vabbè. Due giorni più belli. Facciamoli un bel applauso, questo è veramente alla grande. Alexia, io ti volevo chiedere invece, sei strafamosa in tutto il mondo, Giappone, Stati Uniti, Inghilterra, ma c'è una nazione oltre l'Italia alla quale sei veramente legata? Ah, boh, difficile. È chiaro che noi latini siamo più proiettati verso i paesi più caldi, dove comunque la gente è calorosa, poi per assurdo magari finisci in paesi molto freddi e dove invece magari fanno un po' di vodka prima, però sono calorosissimi lo stesso. Tutto il mondo alla fine è paese, però devo dire che è bello girare ovunque. I paesi dove ho maggior successo e dove comunque ho avuto maggior successo sono sempre i paesi dove torno volentieri, è ovvio. Però posso dire una cosa, quando torno in Italia mi sento molto più felice. Certo, bene. Stasera poi sei qua. Va bene, dai, abbiamo conosciuto un po' di più Alessia, voi l'avete conosciuta un po' di più e anche noi, e siamo felicissimi veramente adesso di ascoltare alcuni tuoi successi. Ci fai quello che vuoi, signore e signori, vi lasciamo con lei, Alexia! Volevo solo dire una cosa, io volevo ringraziare chi ha fatto il mio ritratto alla galleria, la grande COP che c'è, no? Lì per COP, anche se sto facendo pubblicità, ma mi ha fatto altissima. Ma non sono così in realtà. Comunque lo ringrazio. Sei grande, grande, la super grande, the one and only Alexia. Grazie. Falli uno dietro l'altro. Va bene. Se poi okay. Vogliono qualcosa mi fermano, giusto? Ok. Ecco, dai. Goodbye. Enough is enough for me, baby. You better get out of my life. And if you come back to me, maybe, remember I told you goodbye. Goodbye. Yeah. I'll never feel so sad in all my everything will be world.
Anche le canzoni in italiano ovviamente, perché ovviamente ho fatto un po' di tutto. Adesso questa che sta per arrivare è una canzone che ha come, diciamo, come forza quella comunque di essere un po' un inno per le donne, no? Perché noi donne ovviamente ci facciamo un bel mazzo, quello che bisogna dire dobbiamo dirlo. Voi uomini siete fortissimi, però pensate a una via sola, senso unico. Invece noi donne abbiamo imparato ad essere multitasking, soprattutto adesso che lavoriamo, facciamo i figli e facciamo le mogli. Quindi questa canzone è dedicata a tutte le donne multitasking, anche come me. Io sono multitasking nel senso che sto dentro molte taschine perché sono piccola. Vai! Ma no, non era questa! Ma scusa, io faccio tutto sto discorso. Ecco. Hai capito? Lui è uno di quelli che pensa se sono unico. Senza bussare, dimmi come fai. Per niente è facile vivere così. Ti dovrei odiare, ma come potrei? Vengono, non lo fai.
ci sei. Senza di te non c'è più il sole. E adesso facciamo la canzone che ha chiesto questo amico gentilissimo che mi ha fatto un bellissimo bouquet. E la canzone con cui ho vinto Sanremo è... Quando ero il picco. Se la nebbia, no? Aspetta un momento. Caldo della Madonna. Ma la ciulare, eh? Che caldo. Adesso la facciamo. Bene, bene, bene. Ragazzi, cioè, allora, innanzitutto posso dire una roba. Tutti i teatri, quelli seri, no? Hanno questa conformazione. Il palco è leggermente inclinato in avanti e la platea e la galleria è leggermente inclinata in avanti, perché si dovevano vedere bene le facce degli attori, ma soprattutto sentire bene le voci degli attori, la musica lirica, no? Perché non c'erano i microfoni all'epoca. Oggi abbiamo i microfoni, ma abbiamo anche i tacchi. Cioè io... Me le tolgo, però ci sono dei chiodi. Il problema è che già col tacchi stai un po' così. Se ti metti i tacchi qua, le rotule le sviti la sera quando vai a letto. Cioè. Non mi fotografate i piedi, cazzo, che fa schifo. Oh, ok. Guarda sto bastardo che mi viene subito a fotografare i piedi. Ecco. Adesso puoi andare. Non è l'amore, è la poesia che dà un impulso qui nell'anima. Forse il colore sì. Tuoi
Grazie. Grazie, stasera per me è veramente un piacere essere qui, sapere di poter aiutare queste persone che stanno raccogliendo fondi. Io devo dire la verità, faccio moltissima solidarietà e non lo dico molto, cioè non faccio pubblicità, non me ne frega niente. So di essere stata fortunata nella mia vita e voglio mettere la mia fortuna al servizio degli altri, finché Dio mi darà la forza di poter fare questo mestiere. Io ci sarò per aiutare anche le cose più piccole, perché è veramente dalla solidarietà che si costruisce un paese civile e un paese onesto. Grande. Volevo solo... Posso farmi un po' di pubblicità? Volevo rassicurare tutti coloro che mi hanno detto: ma fai le canzoni che hai fatto nuove, ma non erano nuove, erano tutte canzoni vecchie quelle che ho fatto in TV. Volevo rassicurare quelli che vogliono sapere se ci sarà un'incisione. Ci sarà verso la metà, verso la fine di maggio, diciamo verso il mio compleanno, che è il 19 maggio, uscirà questa raccolta che si chiamerà I Canzonissime. Non vi potete sbagliare, perché ci sarà il mondo, ci sarà ancora, ci sarà rumore, ci saranno tutti i bei, diciamo, successi del passato che abbiamo rispolverato e che ci siamo divertiti tanto. Come si intitola? Ecco. Io no? La posso fare? Sì. Io no? La posso fare? Tutto quello che vuoi. Ma lui adesso la troverà? Lui no, multitasking, no, la troverà? Non abbiamo le basi qua, però. Ne abbiamo, no, ne abbiamo solo tre qua. Ne abbiamo solo tre. Eh sì, quelle che mi hai dato, ma ne hai tre. E se facciamo delle robe a cappella, così? Dai, alla grande. Allora va benissimo. Eh? Beh, bella, ti amo, la più... Sarà di Vasco io. Eh? Ti piace? Ti piace, ti amo? La contentiamo, sto ragazzo? La cappella lei. Però ce l'ho. Ti amo, ti amo. I love you. Ah, questa qui no. Ti amo, ti amo. I'm crazy for you. Grazie. Va bene, dai. No, io purtroppo non ho il mio pianista oggi perché è in Cina. Sta facendo delle cose, lui è un dimostratore di tutte le sue tastiere, quindi sta facendo il dimostratore e quindi oggi non è potuto venire. Altrimenti, però vi prometto, sempre che ovviamente me lo consentano, insomma, i miei concittadini, vi prometto che, insomma, verrei volentieri a fare un concerto dalle vostre parti. Dalle tue parti. Dalle vostre, nostre. Quindi troviamo una location, non serve enorme perché tanto siamo tra amici e ci potremmo divertire. Ragazzi. Questo mostro di bravura, Alessia. Grazie. Sei bravissima. Complimenti, grazie. Davvero alla grande, davvero, straordinaria. Guarda, un standing ovation tutta per te, tutta per Alessia. Ma se vado avanti prima con il porta zoccola, come cazzo fa? Lo so, se va lì e l'ho abbassato. Grazie mille di cuore a tutti quanti. C'è l'espressione spezzina che ti ricordi ancora? Ma che... Non lo conosco, tanto lo spezzino. Di dove sei? Io sono milanese di origine. Ah, brutta gente. Milano è un gran Milano, ma Spezia, ragazzi, non mi manca niente, dai. Beline, la mia espressione. Beline, vabbè, sempre dai. Funziona. Vabbè, dai. Allora, intanto abbiamo preparato per te in questa serata straordinaria, tra l'altro una cosa speciale, però per omaggiarti di questa cosa vorrei che Paola chiamasse intanto i personaggi per questa cosa. Ermanno Lebotti, che è l'organizzatore di questa bella serata. Vieni qua, Ermanno, questo grande maestro. Chiamiamo anche il sindaco Massimo Federici. Oh, eccolo qua. Complimenti, sindaco, per essere sindaco di una città così importante, così bella come La Spezia. E poi chiamiamo
con delega al turismo, allo sport. Eccola qua, ma che bello. Buonasera. Presidente, buonasera. Ciao. E poi io chiamerei la nostra valletta, che tra l'altro la Daniela, che c'ha un pubblico che si è portato. Intanto però diamo il microfono a Ermanno, che deve leggere la motivazione di questa straordinaria targa, molto bella devo dire. Allora, ti metti gli occhiali, anche noi stasera consegniamo ad Alessia, e siamo anche onorati, e te la meriti. È un'idea del comune che noi poi ho fatto sviluppare da un nostro pittore che si chiama Vittorio Nobili, che ha fatto questa e che spero sarà sempre il logo dei futuri premi alla carriera che andremo a dare prima ai nostri artisti spezzini. Brava. Poi agli altri. Sa, se ne intende di microfoni. La motivazione è a testimonianza della rilevanza artistica, per il valore dell'artista, per tutto ciò che ha fatto e continua a fare per la musica e la canzone italiana nel mondo. Alessia, il sindaco consegna la targa a Alessia. Posso dire una cosa? Allora, io volevo fare un ringraziamento ad Alessia, che non sono riuscito a fare quella sera, che è venuta a quel concerto bellissimo con tutte le più belle voci, tantissime bellissime ed importantissime voci della canzone italiana. Quello che abbiamo fatto in solidarietà anche in quell'occasione per raccogliere fondi per l'alluvione, l'alluvione del 25 ottobre. Però io non la volevo ringraziare solo per il fatto che è venuta, è che ha cantato O Bella Spezia. E guardate, vi assicuro che l'ha cantata, non so chi c'era di voi può testimoniarlo, con una dolcezza infinita. E che faceva commuovere e che faceva pensare quanto bene vuole alla sua città, alla nostra città. E io di questo poi ti ho cercato subito dopo, eri già andata via, ti volevo ringraziare, non sono riuscito a farlo, allora lo faccio adesso, grazie davvero. E ci conto su quell'impegno di una serata qua alla Spezia, d'accordo? Grazie. Quella che so che è artificio. Non so, ma se non troviamo scaletta. A me non mi dico niente. Sta facendo la presentazione loro, quindi. Poi per questa serata ringraziamo tanti altri, Barberis che è stato il promotore. Sì, io desidero proprio ringraziare Alessia, perché ci ha portato veramente una ventata di spezialità, con il suo amore per questa città. Che anche il nostro amore, speriamo in queste manifestazioni che possano veramente aiutare. Bene. Ma mi piacerebbe far parlare anche l'assessore, perché mi piace l'assessore così, che è anche un bel assessore, come dire, ecco. Beh, intanto un complimento fa sempre piacere. Io sono emozionata perché ovviamente sono cresciuta, lei è più giovane di me, però sono cresciuta con queste canzoni, e non mi facevano andare in discoteca, però io e mia sorella mettevamo la sua musica a tutto volume in cameretta e abbiamo ballato La Voce Nera, no? La Voce Nera italiana che... E io sono nata a Napoli e tu eri spezzina, non avrei mai immaginato poi di venire ad abitare nella tua città, ed è un grande motivo d'orgoglio veramente oggi ascoltarti, conoscerti, ed è un esempio anche per tante noi donne. Guardate, una donna così famosa, così con un grande talento, perché bisogna nascerci con questo talento, così spontanea, così semplice, così diretta, veramente vuol dire essere la numero uno in assoluto, quindi grazie veramente per il tuo talento e per la tua semplicità. Io vorrei ringraziare, vi rubo ancora un minuto,
Giancarlo Barberis, il maestro Le Botti, perché questa iniziativa è nata veramente con il cuore e anche con un pizzico di fortuna, perché il decreto sullo sport è il decreto Balduzzi, che obbliga tutte le società sportive ad avere un defibrillatore, è passato 2 giorni fa, ma questa manifestazione in realtà è stata pensata molto prima. È un momento in cui lo sport vive un particolare sofferenza, come quasi tutti i settori, ma lo sport coinvolge i nostri figli e quindi ci fa veramente piacere che le strutture sportive siano sicure innanzitutto, quindi le palestre delle scuole siano sicure, ma che all'interno dei posti dove mandiamo i nostri figli ci sia qualcosa che può salvare la vita. Ma non abbiamo pensato soltanto al defibrillatore, che grazie ad Alessia, grazie a tutti voi, riusciremo ad acquistare questa sera. Abbiamo pensato all'hardware, ma un ringraziamento va anche all'ASL, che metterà a disposizione un corso per formare appunto i dirigenti delle società sportive, i custodi delle palestre, affinché si possa realizzare questo connubio. Quindi un corso per imparare a usarli, i defibrillatori, hardware e software, e il cuore credo che ce l'abbiano messo tutti. Grazie. Bravissima. Complimenti, complimenti. Benissimo. Grazie, grazie, grazie a voi. E dobbiamo dire, bello vedere questa bella compagnia, vedere questi bei personaggi tutti insieme, probabilmente tutti sicuramente per una causa straordinaria, e quindi vi ringraziamo veramente alla grande. Grazie sindaco, grazie assessore, grazie mille, complimenti, grazie, grazie presidente, e soprattutto direi ancora un grandioso, grande applauso, e con questo la salutiamo. Signori, Alessia! Grazie! Noi stiamo lavorando. Grazie. Mani anche a noi, non noi a voi. Eh sì. Aspetta che rendo un microfono. Grazie. Il sipario si chiude perché qui lo spettacolo va ancora avanti. Devo dire, come si fa ad andare avanti dopo aver visto una cosa così straordinaria, una vedette mondiale? Però in ogni caso andiamo avanti con una cosa, devo dire, magica.